A seguito dell'accordo di coesione siglato nel febbraio scorso dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e dal Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio, i comuni della costa abruzzese si sono visti destinatari di oltre 74 milioni di euro volti alla realizzazione di opere di difesa della costa, non ultime quelle contro l'erosione. Stamani, nella sede del Consiglio regionale a Pescara, i comuni destinatari dei finanziamenti FSC 2021-2027 per la difesa della costa hanno sottoscritto le concessioni con il Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo. Di tale finanziamento, 74 milioni come si diceva, oltre 11 milioni destinati alla realizzazione di opere di protezione della ciclovia adriatica Via Verde sulla costa dei Trabocchi. All'incontro sono stati presenti il Presidente della Regione Marsiglio e l'assessore alle infrastrutture e difesa del suolo Umberto Dannuntis, che ascoltiamo. Sono fondi complessivi per 74 milioni di euro e quindi noi vogliamo in questo modo fare un intervento importante su tutta la costa abruzzese al fine di dare una risposta, diciamo, forte al problema che non è un problema solo abruzzese, è un problema dell'Italia, ma che si sta ripercuotendo sulle nostre coste. Gli interventi verranno spalmati su tutto il territorio, quindi tutti i comuni avranno i loro interventi e alcuni verranno gestiti direttamente dai comuni, altri saranno gestiti dalla regione come soggetto attuatore. Quindi noi prevediamo con la firma di oggi di partire immediatamente, già nel 2024 sono previste alcune attività, per poi passare alla realizzazione immediatamente nel 2025 di gran parte degli interventi. Noi abbiamo un piano di difesa della costa fatto dai tecnici, approvato dal Consiglio regionale, che prevede finanziamenti e quindi che prevede interventi a seconda delle criticità delle varie zone. Tutte le zone sono state attenzionate e su tutte quante faremo degli interventi, cercando appunto di dare la risposta soprattutto nelle zone più critiche. E poi una digressione. L'assessore infatti ha risposto alle domande dei giornalisti sui rincari del trasporto pubblico dopo gli attacchi dell'opposizione guidata da D'Amico e di 13 sigle. È un adeguamento all'inflazione. Dal 2016 al 2024 non era mai stato fatto, andava fatto, l'abbiamo fatto e veramente incide in maniera minima rispetto agli aumenti che tutte le altre regioni hanno fatto negli anni passati. E se le opposizioni e i sindacati parlano di aumenti che vanno fino al 40%? Ma le opposizioni partono da dati sbagliati, quindi probabilmente hanno delle delibere sbagliate oppure le hanno sbagliate volutamente per fare polemica. La delibera a cui si fa riferimento è una delibera del 2016 fatta dalla Giunta d'Alfonso. Noi abbiamo fatto l'adeguamento al tasso di inflazione partendo da quella delibera. Poi se negli anni passati qualcuno non ha fatto il suo dovere, non è un problema nostro, ma è un problema di chi ha gestito la tua e la Regione Abruzzo in quel periodo.